Benvenuti alle anticipazioni delle edizioni di oggi del TG7. Partiremo dalla cronaca con la notizia dell'arresto di un 28enne per spaccio. Proseguiremo con la cronaca parlando della scritta intimidatoria rivolta al consigliere comunale Benito Di Fazio. Torneremo a parlare del tragico incidente in cui ha perso la vita un 38enne di Monte San Biagio. Con le nostre telecamere abbiamo seguito l'ultima iniziativa del Comitato Pro Ospedale. Il MOF sarà parte civile nel processo nato dall'Operazione Egea, lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Napoli. Piovono sanzioni emesse dal Corpo Forestale sul pascolo abusivo. Passeremo allo sport con la nomina del nuovo tecnico dell'Unicosano Fondi. Si tratta di Ferruccio Mariani. Ai nostri microfoni Domenico Collu, allenatore delle Sinema Vis Fondi Calcio A5. Chiuderemo con basket e pallavolo. A tra poco. Bentornati al TG7. Apriamo con la cronaca, partendo da Monte San Biagio, dove martedì i carabinieri della locale stazione, nel corso di un predisposto servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 28enne di Fondi gravato da pregiudizio di polizia. Il giovane era tenuto d'occhio da tempo. Martedì è scattata la perquisizione personale e veicolare, nel corso della quale veniva trovato in possesso di grammi 8,2 circa di eroina, già suddivisa in 25 dosi. Per lui è scattato l'arresto, lo stupefacente è stato sequestrato. Ci spostiamo a Fondi, dove lunedì i militari guidati dal tenente Ivan Mastromanno hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di evasione, una donna di 45 anni. È stata sorpresa fuori dal domicilio statuito per la sua detenzione. L'arrestata, espletate le formalità di rito, è stata ricondotta presso la propria abitazione in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Una denuncia contro ignoti, questo è il provvedimento preso a seguito del ritrovamento di una scritta intimidatoria impressa sul muro di casa del consigliere comunale di Sperlonga, Benito Di Fazio. Di Fazio, infame e schifoso, un messaggio che rivela in tutta la sua concisione l'essenziale fine intimidatorio, ma che almeno per il momento non sembra suggerire alcun percorso da intraprendere per l'individuazione del suo autore. A seguito della scioccante scoperta, avvenuta nelle prime ore della mattina dello scorso 23 febbraio, il consigliere comunale ha sporto formale denuncia presso i carabinieri della stazione di Sperlonga. Torniamo a parlare del tragico incidente in cui ha perso la vita il 38enne Alessandro De Luca. È accaduto intorno alle 19 dello scorso 22 febbraio, lungo l'Appia all'entrata di Fondi. Stando ai primi accertamenti operati dai carabinieri della tenenza di Fondi, il 38enne è sceso dall'Ape Car, su cui viaggiava con un 34enne indiano e suo figlio di 3 anni, è stato centrato da un 36enne al volante di una Mercedes classe B che percorreva in direzione Fondi-Monte San Biagio. Nello schianto, che ha visto il decesso sul colpo di Alessandro De Luca, è stata coinvolta anche la Pecar, a bordo della quale erano rimasti il 34enne e suo figlio. È fuori pericolo il bambino, che resta tuttavia sotto osservazione presso l'ospedale San Giovanni di Dio. Le condizioni del piccolo, apparse in un primo momento preoccupanti, si sono stabilizzate poco dopo il suo arrivo presso l'ospedale di Terracina Fiorini. Più serie le condizioni del 34enne, che resta ricoverato presso l'ospedale di Terracina. Necessari soccorsi anche per il 36enne, alla guida della Mercedes, che a seguito dell'impatto con la Pecar ha terminato la propria corsa contro un albero. Meno fortunato Alessandro De Luca, la cui salma sarà sottoposta nelle prossime ore all'esame autoptico, per poi essere riconsegnata ai familiari della vittima per l'esecuzione delle esequie. Lasciamo la cronaca per passare a una notizia di attualità.
Le iniziative del Comitato Pro Ospedale di Fondi continuano e vanno a coinvolgere la società fondana. Martedì sera Lucio De Santis e soci hanno incontrato i vertici del MOF presso la Agrifondi per programmare insieme attività per la salvaguardia della sanità e più in generale dell'economia fondana. Vediamo l'intervista della nostra Valentina Teseo. Il Corpo Forestale dello Stato, diretto dall'ispettore Giuseppe Pannone, impegnato attivamente nella tutela del patrimonio pubblico e dell'ecosistema, sta portando avanti una dura lotta contro gli illeciti ambientali commessi tra i comuni di Itris, Perlonga, Gaeta e Campo di Mele. Sono oltre 50, infatti, gli accertamenti effettuati, che hanno portato alla luce circa 20 illeciti per pascolo incustodito, caccia e pascolo in zone percorse dal fuoco e presenza di bestiame su strade destinate al transito di veicoli, con sanzione per un ammontare di 25.000 euro. Sono inoltre state denunciate anche 15 persone per pascolo abusivo e danneggiamento del patrimonio pubblico. Una significativa azione è quella portata avanti dal Corpo Forestale, mirata al contrasto dell'illegalità e alla prevenzione degli incendi boschivi. Adesso una notizia di giudiziaria che riguarda il MOF. Nel corso dell'udienza di lunedì mattina presso il Tribunale Penale di Napoli, nell'ambito dell'operazione Egea, il giudice Laura De Stefano, accogliendo le motivazioni addotte dai consulenti legali Antonio Paolo Panella e Valeria Simeoni del Foro di Roma, ha ammesso la costituzione di parte civile proposta dal MOF. L'operazione Egea, come noto, condotta dalla DIA di Roma, ha portato gli investigatori nel luglio scorso a sgominare un'organizzazione criminale dedita a condotte illecite nell'ambito della gestione dei trasporti di ortofrutta e per i maggiori mercati all'ingrosso del centro e sud Italia. L'operazione ha preso spunto dalla precedente operazione Sud Pontino, per analoghi fatti accaduti nella primavera del 2010, nell'ambito della quale la MOF SpA, costituitasi anche in quella circostanza come parte civile, è stata già riconosciuta parte lesa con diritto di risarcimento dei danni. In entrambe le circostanze, scrive l'amministratore delegato Enzo Addessi, il MOF è stato vittima di un ciclone mediatico, i cui echi ciclicamente ritornano, con gravissimo danno d'immagine e di prestigio per tutti gli operatori del MOF e per un intero sistema imprenditoriale universalmente denominato e riconosciuto nel settore, quale sinonimo di qualità e modello di assoluta eccellenza.
Cambiamo ora argomento e parliamo dell'attivazione per l'anno 2016 per l'utenza del territorio distrettuale di uno sportello informativo di prevenzione e consulenza per il trattamento del gioco d'azzardo patologico. Il servizio è stato voluto dall'amministrazione comunale di Fondi nell'ambito dei servizi pianificati nel distretto sociosanitario. Fino al reperimento di una sede istituzionale, le sedi dello sportello saranno alcuni locali del Centro Caritas Monsignor Fiore, con l'attiva collaborazione del responsabile Don Erasmo Matarazzo. L'iniziativa si appoggia a un finanziamento stanziato dalla Regione e destinato a ciascun distretto sociosanitario del Lazio, nell'ambito del progetto Lazio in Gioco, presentato dalla cooperativa sociale Parsec e volto al supporto delle attività regionali impegnate nella prevenzione del gioco d'azzardo patologico. Con l'attivazione dello sportello GAP e del relativo progetto, ha dichiarato l'assessore ai servizi sociali Dante Mastromanno, si intende rispondere alla necessità di promuovere le più idonee azioni di prevenzione dell'insorgenza del gioco d'azzardo patologico, proponendo altresì strategie di intervento finalizzate a fronteggiare il fenomeno. Lasciamo spazio allo sport, con la nomina di Ferruccio Mariani come il nuovo tecnico dell'Unicosano Fondi Calcio. Nella giornata di martedì, la società sportiva militante in Serie D ha comunicato l'arrivo del nuovo allenatore della prima squadra, il quale ha già sostenuto due allenamenti. L'ex calciatore classe 61, originario di Acilia, vanta più di 300 partite giocate tra i professionisti con Pisa, Avellino, Siena, Carrarese, San Benedettese, Viareggio e Benevento. Allenatore di Ischia, Isola Verde, Pisa, Carrarese e Sansovino, nel 2001 è stato tecnico in seconda di Gigi Simoni, nelle file di Napoli, Ancona, Siena e CSKA Sofia. Il 2011 lo ha visto rivestire il ruolo di vice allenatore di Giannini al Grosseto in Serie B. Ascoltiamo adesso ai nostri microfoni il mister delle Sinema Vis Fondi maschile, che milita nel campionato di Serie C2, Domenico Collu, nella partita giocata sabato 20 febbraio a Fondi contro lo Sporting Giovani Risorse, in cui i fondani hanno riportato la vittoria per 3-0. Il servizio è di Antonio Di Trento. Passiamo ora al basket. Nella 23esima giornata della Serie B, Girone C, l'Oasi di Cufra Fondi non riesce a superare l'esame salvezza contro gli universitari della LUISS Roma, i quali portano a casa la quarta vittoria consecutiva, riuscendo ad allontanarsi dalla zona playout. Sconfitta per 104 a 70, per Fondi continua il periodo negativo, senza più l'accesso ai playout per i rossoblù. Il prossimo impegno è previsto per sabato 27 al Palavirtus di Fondi contro il Catanzaro. Sarà l'ennesima occasione per dare una scossa al campionato dei rossoblù. Passiamo ora alla pallavolo. Marzocchi Fondi, nella 16ª giornata di campionato di Serie C, giocata questo fine settimana, non ha deluso le aspettative dei suoi tifosi, conquistando l'ottava vittoria casalinga, battendo l'ST Castelnuovo Nautilus per 3-0. Le rossoblù di mister Savastano sono scese in campo con grande concentrazione, intenzionate a non concedere nulla alle avversarie.
Dei tre set giocati, solo nel secondo si è vista una certa reazione dal club romano, che però non ha potuto nulla contro l'imposizione del gioco fondano. Con questa vittoria, la Marzocchi si conferma capolista e nel prossimo turno sarà ospitata dal Prometeo. Domenica 21 febbraio si è tenuta a Sperlonga la settima edizione della gara podistica Corri Sperlonga. L'evento, che ha interessato le vie dell'intero comune, ha richiamato a sé centinaia di partecipanti. Quest'anno il numero di iscritti ha superato di gran lunga quello delle passate edizioni. Per noi, ai microfoni del nostro Antonio di Trento, due degli organizzatori dell'evento, Luca D'Agostino e Paolo Lancerin, che ci raccontano le note positive della giornata. Luca D'Agostino, presidente dell'associazione Sperlonga Eventi che organizza la Corri Sperlonga, arrivata alla settima edizione e siamo al traguardo finale. Bene, sì, un grande successo, 700 e passa atleti alla partenza, devo dire una grande giornata di sport, spettacolo, divertimento, accompagnata da un tempo fantastico. E diciamo che tra poco inizieremo a pensare all'ottava edizione, alla prossima edizione, quella 2017. Paolo Lancerini è direttore tecnico della Sperlonga Eventi, l'associazione che organizza ormai da 7 anni la Corri Sperlonga. Siamo al traguardo, è finita questa settima edizione, il risultato? Il risultato è sempre positivo, da 7 anni proponiamo questa gara in questo borgo meraviglioso, si possono dire 7 anni di successi, ogni anno miglioriamo sempre di più l'accoglienza degli atleti, che è quello che ci interessa di più, che si divertono, che trascorrono una giornata al mare e che fanno dello sano sport all'aria aperta in un comune che possiamo dire che è una delle perle della zona. Per cui grandissima giornata di sport, tutti col sorriso, tantissimi complimenti per il percorso e per l'organizzazione. Più di così abbiamo uno splendido sole che ci bacia oggi, per cui non possiamo chiedere di più da questa giornata. Adesso facciamo le premiazioni e poi che sia una giornata di divertimento, magari un bel pranzo in riva al mare che non guasta. C'è un grande staff di ragazzi che aiutano a far sì che questa edizione o come qualsiasi edizione venga fatta. Per poi organizzare giornate come queste con 700-800 persone al traguardo, ci vogliono un sacco di persone che si mettono a disposizione. L'amministrazione fa la parte sua con i vigili, con i ragazzi poi della Nettezza Urbana che troveranno un po' da fare domani mattina, però tutti assieme riusciamo a fare questi grandi eventi, tutti danno un contributo e vengono fuori delle grandi giornate di sport. Questa edizione del TG7 termina qui. Per segnalazioni e suggerimenti potete contattarci all'indirizzo email redazione@tvcanale7.it. Continuate a seguirci sulla nostra pagina Facebook Canale 7 e sul nostro sito internet canale7.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sul nostro canale.